Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vi ho promesso, questa settimana voglio raccontarvi due storie differenti, ma con lo stesso tema principale, ovvero i viaggi in altre dimensioni. Non so se lo sapete, ma ci sono tanti teorici, tra cui il famosissimo scienziato giapponese Michio Kaku, che molto spesso lo si può vedere in vari programmi su Sky, Discovery, Science e quant'altro, che sostengono che la nostra realtà non è altro che una delle infinite frequenze che coesistono tutte assieme all'interno di un multiuniverso. Per cui, secondo questa teoria, la nostra realtà non è l'unica ad esistere, ma ci sarebbero altre dimensioni parallele alla nostra, altre realtà che ovviamente noi non conosciamo, perché questa rimane comunque una teoria e non un dato di fatto. A me affascina tantissimo questo argomento, infatti avevo anche realizzato qui su YouTube un video nel quale vi parlavo dell'uomo che sosteneva di provenire da Taured. Anche i suoi documenti, passaporto, carta d'identità, riportavano come suo paese di provenienza proprio Taured. E noi sappiamo benissimo, almeno spero che voi lo sappiate, che qui sul nostro pianeta non esiste nessun luogo chiamato Taured. Comunque, se siete interessati a questa vicenda, tra l'altro molto molto curiosa ed interessante, io vi lascerò il link nell'info box. Quindi, se siete interessati e appassionati a questo genere di cose, vi basterà cliccare il link per andare a leggere la storia. La protagonista di oggi è una donna americana e il suo nome è Carol McElhenney. Un giorno Carol decise di compiere un viaggio, decise infatti di recarsi a Paris perché molto probabilmente voleva assistere ad una mostra canina. Per cui si mise in viaggio e durante il viaggio lungo la strada da San Bernardino a Paris, ad un certo punto vide un cartello e su questo cartello c'era scritto Riverside. Carol conosceva perfettamente Riverside perché si trattava proprio del luogo nel quale lei aveva vissuto e trascorso tutta quanta la sua infanzia, ma non solo la sua infanzia, anche la sua adolescenza, anche gli anni successivi alla sua esperienza universitaria, per cui conosceva davvero perfettamente quel posto. Tra l'altro quello era anche luogo d'origine della sua famiglia, infatti lì nel cimitero di Riverside erano sepolti i suoi nonni. E proprio in quel momento stava proprio pensando al fatto che ormai era da tanto tempo che non andava a far visita ai suoi nonni e che le sarebbe tanto piaciuto, ma ovviamente non aveva tempo, aveva delle cose da sbrigare, doveva muoversi, per cui comunque conservò con sé l'idea di ritornarci una volta che sarebbe poi tornata a casa, quindi sulla via del ritorno. Qui però accadde la prima stranezza, perché mentre Carol pensava proprio al fatto che era da tanto ormai che non andava a far visita ai suoi nonni al cimitero, tutto ad un tratto nella sua auto si propagò l'odore dei sigari che suo nonno fumava abitualmente, un odore davvero tanto familiare a Carol. E tra l'altro questa sensazione durò pochissimi secondi, giusto il tempo di consentire a Carol di percepire quell'odore e di riconoscerlo. Non ci fece molto caso, ma la sensazione, diciamo che l'accompagnò durante il viaggio, era una sensazione, si sentiva strana, aveva questa strana sensazione come se qualcosa non fosse più al posto giusto. Abbandonò quell'idea, continuò il suo viaggio, arrivò finalmente a Paris dove fece tutto quello che doveva fare e il giorno dopo, fedele alla sua idea di ritornare a Riverside, imboccò la strada e raggiunse il luogo. Le stranezze incominciarono proprio nel momento in cui Carol entrò a Riverside. Quello che vi sto per dire è davvero paradossale, ma mentre Carol guidava per le strade di Riverside, di quella che era stata la sua città, il suo luogo di infanzia, in realtà era come se lei non si trovasse in realtà nella Riverside che ricordava. Era come se si trovasse in un altro luogo. Era convinta di trovarsi a Riverside, ma allo stesso tempo nulla le tornava perché tutto era cambiato.
Molto spesso capita che quando una persona, dopo tanti anni, ritorna in un determinato luogo, vuoi perché vengono costruite costantemente nuove strade, monumenti, edifici, a volte capita che magari ci si sente un po' un pesce fuor d'acqua. Inizialmente magari capita capita di non riconoscere più quel luogo che a noi era tanto caro. Ma questo non è il caso di Carol, perché come vi ho detto all'inizio della storia, lei a Riverside non ci aveva solamente trascorso la sua infanzia, ma anche gli anni successivi alla sua esperienza universitaria, per cui conosceva benissimo, conosceva alla perfezione quel luogo e non riusciva a darsi una spiegazione. Il suo smarrimento in quel momento non era assolutamente dovuto al fatto che magari erano state costruite nuove case, nuovi edifici. No, non riconosceva nulla in quel luogo. Ad un certo punto decise di imboccare la strada che l'avrebbe portata davanti alla sua casa d'infanzia, una casa in stile anni 20. Ma quando arrivò, non trovò la sua vecchia casa d'infanzia, ma non perché questa fosse stata, non so, sostituita ad un'altra casa moderna. No, in realtà lì c'erano altre case anni 20, in stile anni 20, ma non la sua. E neppure quella dei vicini. Infatti, le altre case lei non le riusciva proprio a riconoscere. Era come se quelle case, sempre in stile anni 20, fossero state costruite in un 1920 alternativo. Perché poi qual è il senso alla fine? Cioè, che senso avrebbe, no, demolire case in stile anni 20 per costruirne altre sempre in stile anni 20? Cioè, comunque si trattava di case antichissime, solamente guardandole si capiva che erano lì proprio da tantissimo tempo, per cui è un po' ridicolo demolire delle case per costruirci su delle stesse case antiche. Non ha senso. E rimase, ad un certo punto si preoccupò molto perché comunque lei era convinta di trovarsi nel punto in cui si doveva trovare, ma non riusciva a capire il perché. Continuò a girare in cerca anche di qualche, diciamo, di qualcosa che la rimandasse in un certo senso alla sua infanzia, alla sua adolescenza, ma non trovò nulla. Anzi, vi dirò di più: anche i luoghi che lei frequentava durante i suoi anni di università erano cambiati, non erano più gli stessi, non riconosceva praticamente nulla. Ma comunque, mentre guidava, sapeva dove stava andando. Il problema era che nel momento in cui arrivava in un determinato posto, quello che trovava non era in realtà quello che avrebbe dovuto trovare. Era tra l'altro accompagnata anche dalla pressante idea di non scendere dall'auto. Era preoccupata in un certo senso, perché pensava che se fosse scesa dall'auto qualcosa di davvero brutto le sarebbe capitato. Per cui decise di proseguire sempre in auto e di non scendere dalla sua macchina. Decise di recarsi ad un certo punto al cimitero, anche perché quella era stata comunque la sua idea iniziale. Appena arrivò, si trovò davanti un campo vuoto, un campo che avrebbe dovuto ospitare il cimitero, le lapidi, i monumenti. Era completamente vuoto, era un campo abbandonato e a prima vista sembrava proprio un campo che era rimasto incolto da tanti, tanti anni. Era convintissima di trovarsi davanti a quello che sarebbe dovuto essere il cimitero, perché questo campo aveva la stessa estensione, si trovava nello stesso punto in cui si trovava il cimitero, ma del cimitero neppure l'ombra. Questo la destabilizzò parecchio, tanto che cominciò a porsi mille domande, ma non riusciva a darsi nessuna risposta concreta. Andò via, continuò a girare in quel luogo, ma nulla le sembrava familiare, tutto era cambiato. Ad un certo punto si accorse che c'era davvero qualcosa di fuori dall'ordinario. Era come se lei fosse in un certo senso finita in una versione peggiorata della sua Riverside, in una versione oscura. Infatti, quello che lei vedeva, anche per le strade comunque di Riverside, era il degrado più totale. Anche le persone che incontrava lungo il tragitto erano tutto fuorché amichevoli, la guardavano in malo modo.
e questo la spaventò tanto. Infatti, dopo un po', decise di tornarsene a casa, decise che era il momento di tornare a casa e di lasciarsi questo mistero alle spalle. Quello che però ci assicura che in realtà la Riverside che lei aveva visitato era in realtà la vera Riverside, quella della sua infanzia, ce lo dà il fatto che lei poi successivamente decise di tornare di nuovo lì. E questa volta, quando tornò, tutto era come doveva essere: la sua casa d'infanzia era dove si doveva trovare, così come anche il cimitero e tutti gli altri luoghi che lei inizialmente non aveva riconosciuto. Cosa pensate voi di questa storia? Cosa avreste fatto al posto di Carol? Secondo voi, se fosse scesa dall'auto, sarebbe rimasta imprigionata in questa dimensione alternativa, in questa, non so, versione oscura della sua città d'infanzia? Beh, fatemi un po' sapere quello che pensate. Fatemi anche sapere se secondo voi c'è la possibilità di entrare in contatto con altre dimensioni ed altre realtà anche in maniera inconscia, nel senso che io ho sempre creduto che ci fossero in realtà sparsi nel mondo alcuni portali. Portali che ti danno appunto l'accesso ad altre dimensioni. E quindi, cosa pensate voi? È stranissima questa storia, è davvero strana, come è strana anche la storia dell'uomo di Taured, che davvero vi consiglio di leggere se siete interessati all'argomento. Fatemi un po' sapere quello che pensate e io vi do appuntamento al prossimo video.